Ciao a tutti ragazzi, io sono Kirsten Antellini e vi do nuovamente il benvenuto nel mio canale Il giovane Golfino Rosso. Quest'oggi faremo la recensione di Ex Machina, film del 2015 vincitore dell'Oscar per migliori effetti speciali e con attori protagonisti Dominal Gleason e Alicia Vikander. Prima di cominciare una cosa importante, se non avete visto il film non guardate oltre questo punto. Oh, e <ride> se mi riconoscete, magari perché non ho il Golfino Rosso, quest'oggi non mi veniva voglia di indossarlo. Comunque... Cominciamo con la recensione. Innanzitutto vado a parlarvi della trama. Ex Machina racconta questa storia un po' fantasiosa e articolata di questo giovane programmatore chiamato Caleb che dopo aver vinto un concorso viene inserito in questo in oh, centro di ricerca in mezzo a nulla e deve testare la, questo, questo robot artificiale creato da un dottore molto particolare di cui in questo momento... ah sì, che si chiama Nathan interpretato da Oscar Isaacs. Lui ha creato questo robot chiamato Eva che mostra un'intelligenza notevole e deve testarne l'umanità per capire se è possibile che in produzione. Ora, solvata la parte della trama, vado a illustrarvi la mia opinione. Beh, innanzitutto voglio co confessarvi che il film l'ho trovato davvero piacevole e complesso. Non è semplicemente una storia fantascientifica, è molto di più. Ma andiamo a esplorarlo con ordine. Innanzitutto, secondo me è una cosa notevolmente apprezzabile l'interpretazione di Alicia Vikander che per il ruolo secondo me meritava l'Oscar come io attrice protagonista, invece purtroppo non è stata nemmeno nominata. Un'altra cosa che mi ha notevolmente stupito è il numero notevolmente basso di attori coinvolti nella storia. Infatti, scusi i tre protagonisti di cui vi ho parlato poco fa, non ce ne sono altri di rivelante importanza. Tutti gli altri personaggi che sono inseriti e fanno solo una breve apparizione una volta ogni tanto, anzi, per essere esatti solo in due scene, e cioè in quella iniziale e quella finale. Per il resto solamente loro tre vengono fatti vedere nel film. Cosa che mi ha un po' stupito perché un film con così pochi personaggi non l'avevo mai visto. Però è stata una scelta geniale perché ha dato un notevole punto di originalità al film, rendendolo notevolmente più piacevole. Infatti, secondo me, uno dei punti fondamentali del creare un film è renderlo il più originale possibile, perché al di là della trama, quella è una cosa molto importante. Più c'è chi ti rende l'originale, più il film verrà gradito. Un'altra cosa che ho notevolmente apprezzato è sicuramente la colonna sonora. Non perfetta né particolarmente gradevole, però non posso negare che si adatta al film. Nel senso che, vista la notevole serietà che è rappresentata, la storia drammatica, la, il crescendo di tensione che si evolve nel film, la colonna sonora mi è sembrata decisamente azzeccata. Non perfetta, certo, però azzeccata, notevolmente anche. Un'altra cosa che mi ha stupito è la complessità della storia. A mio parere, questo è un film che più che apprezzato, va capito, perché esplora una cosa molto particolare, cioè la mentalità umana. Non soltanto dal punto di vista fisico, ma proprio mentale. Mi spiego. Il film esplora notevolmente il complesso rapporto tra bene e male, rappresentato dai personaggi di Caleb e Nathan. Forse voi non l'avete notato, ma il reale personaggio protagonista del film non è Caleb. È proprio Eva, il personaggio di Battle Aja Vikandere, i robot, insomma. Lei ci viene presentato come un bambino, come, una, come un essere vivente appena nato, appena venuto al mondo. Lei deve percorrere questo percorso nel corso del film, che la porta alla fine de della storia alla liberazione. La domanda principale è quale strada sceglierà, il bene o il male? Il bene è rappresentato da Caleb, un ragazzo intelligente, sensibile, educato, che ha sofferto molto da piccolo. E il male è rappresentato da Nathan, che con la sua brutalità e cattiveria rappresenta il lato oscuro dell'umanità. Una cosa del genere è anche manifestata dal fatto che i due attori hanno un aspetto molto differente. Infatti, Caleb ha la pelle chiara, i capelli rossi, gli occhi azzurri, un portamento elegante. Invece, Nathan ha la pelle olivastra, i capelli neri cortissimi, la barba folta e poi è anche abbastanza grassoccio e va sempre in giro con abiti. Un po' casual, normali. E poi è sempre sgarbato, volgare, prepotente, quasi presuntuoso, come se lui pretendesse che tutto quanto vada come lui vuole. Eva, infatti, deve scegliere tra questi due modi di essere, questi due modi di comportarsi. E nel corso del film la cosa evolve rapidamente, ma anche in maniera. adeguatamente montata. Ecco, non mi venivano le parole, scusate. Insomma, questo modo di esplorare la mentalità umana. Secondo me. È geniale, è stato creato in maniera davvero splendida. Il modo in cui lei si evolve nel film è stupefacente, soprattutto nella parte finale. Forse non ve lo ricorderete, ma alla fine del film lei sceglie di rinunciare a Caleb, che rappresentava la parte buona dell'umanità, per andare nel mondo da sola. Cosa che mi ha lasciato di stucco. A quel punto del film, quando Nathan è sconfitto, anzi, proprio quando viene ucciso, mi è venuto da pensare adesso vado a Caleb, lo libera e fuggono insieme. E invece no. Lei decide di abbandonarlo per andare ad affrontare il mondo da sola. È stata una scelta molto coraggiosa, ma soprattutto molto cattiva. Questo fa, fa capire che nonostante la genialità del personaggio e la sua notevole profondità, lei ha scelto l'oscurità. Lei ha scelto di essere cattiva, non nel senso proprio fisico della, della definizione, ma nel senso più umano della cosa. Nel senso che la cattiveria nei film non è mostrata come una cosa negativa, ma una cosa naturale. Nel senso che Nathan è cattivo, ma non in senso sbagliato, nel senso più ovvio e umano della faccenda. Lui dà libero sfogo a tutti i suoi istinti senza preoccuparsi delle conseguenze e alla fine del, fil del film Eva fa la stessa identica cosa. Cioè lei non va a pensare, cavolo io sto facendo sta cosa, magari posso far male a qualcuno. No, lei segue il suo percorso e dopo aver ottenuto la libertà, Prosegue questo percorso senza preoccuparsi di quello che ha lasciato indietro o di quello che dovrà affrontare, il che mi ha lasciato di stucco, perché in questo modo hanno reso il personaggio il più umano possibile, perché la cosa più umana di tutte è la sopravvivenza. In fondo tutti gli esseri umani, pur essendo buoni o cattivi, pensano alla sopravvivenza, e il fatto che abbiano manifestato questo sentimento in questo personaggio tanto complesso e articolato è una cosa che mi ha veramente stupito, e piacevolmente anche. A noi il film è piacevole e realistico in una maniera che, sinceramente, è incommensurabile. In una maniera che non si può neanche interpretare o vedere. È una cosa che va capita. Il film non è semplicemente un racconto di fantascienza, come molti potrebbero interpretarlo. È proprio una metafora del comportamento umano, raccontato dal punto di vista di un essere che l'umanità non può capirla, ma può soltanto immedesimarsi in essa. E questo, secondo me, è un notevole punto di forza. Ora, passata la parte della complessità, secondo me un altro punto di forza del film sono sicuramente gli effetti speciali. Non meritevoli di Oscar, questo è vero, anche se in realtà l'ha vinto, però comunque è notevolmente apprezzabile, soprattutto per il fisico, perché, scusi i piedi, mani e faccia, il personaggio di Alicia Wikander, appunto, Eva, è ricostruito digitalmente, però non sembra, sembra proprio realistico, e questa cosa mi ha stupito. Tra l'altro il film è costato anche poco, solo 15 milioni di dollari, pensate. Uno magari va a pensare. Visto l'uso degli eventi speciali, che questo film sia costato tantissimo, non so quasi. non so, magari 100 milioni di dollari o giù di lì. Invece no, solo 15 milioni. Oh, e tra parentesi, ha raggiunto un incasso di 36, quindi. Sì, è stato un buon successo, tutto sommato. Un'altra cosa che ho proprio apprezzato è stata l'interpretazione di Dominal Gleason, che secondo me è uno dei migliori attori degli ultimi anni. Anche se purtroppo. Non ho avuto molte occasioni di sfondare, ma quello è un altro discorso. Comunque, non ho altro da aggiungere a riguardo e penso di poter procedere con la valutazione finale. Da un voto da 1 a 10 io gli do un convintissimo 8,4, principalmente per la sua notevole maestosità e la sua bravura nell'esplorare l'umanità. Bene, non ho altro da aggiungere per il momento. Vi auguro una buona giornata e buona fortuna con i prossimi film. E come sempre, se volete che esista un film, fatemelo sapere nei commenti. Oh, e prima di concludere un ultimo dettaglio. D'ora in poi userò il golfino rosso sempre meno spesso. Quindi, se non mi vedrete, non spaventatevi, sono sempre io. Beh, vi auguro buona giornata e arrivederci.